Buongiorno e ben ritrovati a Quarta di Copertina, la trasmissione di Obiettivo News che qui su web, registrata a Rivarolo Canavese, vi aspetta per parlare di comunicazione, editoria, racconti, libri, tutto ciò che riguarda il mondo della comunicazione, preferibilmente la comunicazione scritta, ma oggi affronteremo anche il mondo della comunicazione virtuale. Tra qualche giorno avremo anche ospite una persona che parlerà di cataloghi d'arte, ma oggi lo facciamo in maniera particolare perché parliamo di cataloghi d'arte e attività artistiche online con Cinzia Sauli dell'associazione Ossimoro, che ha sede a Torino in via Carlo Ignazio Giulio 6, ed è venuta a trovarci per parlare della sua attività che in periodo di pandemia di coronavirus si è riciclata utilizzando al meglio internet e tutte le sue potenzialità. Benvenuta Cinzia, e iniziamo subito col parlare dei numerosi progetti che Ossimoro porta avanti, tutti caratterizzati proprio dal titolo, perché il titolo deve essere sempre un ossimoro, ovvero due parole che in qualche modo si contraddicono, si oppongono. E sabato, tra l'altro, sono coinvolta anch'io perché con voi stiamo pensando di proporre un corso di scrittura che si chiamerà Concrete Ispirazioni. Ricordiamo a chi ci ascolta che è ancora possibile iscriversi cercando appunto su internet il recapito dell'associazione Ossimoro, che poi tu magari ci Certo. fornirai. Cominciamo da questo corso di scrittura, perché hai deciso di proporlo? Allora, intanto grazie dell'invito, sono felice di essere qui con te. Insomma, noi ci conosciamo già da un po' di tempo e abbiamo questa sinergia con la mia associazione culturale. Tutto ciò che viene fatto attraverso la mia associazione riguarda soprattutto l'arte. L'arte da ogni punto di vista è ossimorica tra le varie specializzazioni, diciamo così. Quindi non solo la pittura, non solo la scultura, ma anche la parte scritta e quindi ci occupiamo anche di presentazioni di libri e in questo caso ci siamo conosciute proprio in occasione della presentazione del tuo libro e da lì è nata questa sinergia anche nel creare dei corsi di scrittura, in questo caso scrittura creativa guidata e corso creato da te che avrà 2 lezioni da 3 ore, ma credo che insomma tu puoi parlare meglio di me di questo corso, di quello che andrai a toccare nelle varie tematiche che sono e che riguardano il corso. Due Ecco, sarà appuntamenti. l'8 e il 29 di 8 e il maggio al 29 di pomeriggio maggio, di sabato e pomeriggio. parleremo di diversi aspetti della scrittura, quindi come si scelgono i personaggi, i punti di vista, gli ambienti, i generi letterari e come iniziare a strutturare un progetto editoriale. Quindi i due appuntamenti sono un po' distanti proprio per permettere a chi partecipa di produrre un piccolo elaborato su cui andremo a focalizzare. I miei corsi sono anch'essi un ossimoro perché Certo. alla creazione fisica di un qualcosa si abbina una ricerca sensoriale all'interno di sé. E questa è un'altra cosa che ci accomuna per un progetto a cui stiamo pensando sulla sensorialità, quindi una mostra che Esatto. coinvolgerà tutti i sensi e magari torneremo a Quarta di Copertina per Per parlarne ancora. raccontarla, certo. In questi mesi Ossimoro si è data parecchio da fare, alla faccia Sì. di chi dice che la cultura resta ferma, tu sei riuscita a fare tantissime cose, tant'è che oltre che al corso di scrittura, ricordiamo anche il riferimento a cui possono ricordarsi, rivolgersi i nostri ascoltatori, tu stai pensando anche a delle mostre, tra l'altro sta per partire un evento particolare, Sì. Esatto, dedicato all'infinito, in questo momento in cui si parla tanto di spazio. esatto. Allora, nel lungo periodo del Covid in cui non si sono potute fare mostre in presenza, abbiamo cercato di creare delle mostre virtuali, sempre collettive o personali, che non fossero però a questo punto, siccome dovevano essere virtuali, lo fossero in realtà, quindi non ambientate in modo classico all'interno di una galleria o all'interno di uno spazio chiuso. A volte queste mostre sono state ambientate in spazi aperti, l'ultima che abbiamo pubblicizzato è stata creata al mare, quindi proprio con i quadri sulla spiaggia o all'interno di un faro al mare, quindi cose molto particolari e diverse.
proprio pensando che non era possibile esporre in presenza e quindi in un ambiente chiuso, abbiamo pensato allo spazio, proprio lo spazio inteso come universo. Abbiamo pensato a Marte, perché se ne parla molto, in quest'ultimo anno se ne è parlato moltissimo, per cui è partita come mostra virtuale un concorso, il primo concorso d'arte di Ossimolo, ambientato proprio su Marte. Da lì però il Covid è andato avanti, anzi indietro si spera, e quindi abbiamo riaperto, per cui questo concorso d'arte sarà non solo più virtuale, quindi ambientato su Marte, ma anche in galleria per una settimana e partirà a breve, quindi a partire dall'11, quindi dalla prossima settimana, fino al 12 di maggio. In presenza abbiamo ben 30 artisti che esporranno le loro opere in presenza con un concorso, quindi ci saranno dei vincitori nella sezione di pittura e di scultura, ma anche di fotografia. È stato non semplice riuscire a raggruppare tanti artisti, una tematica libera perché comunque si parla di infinito, di spazio, quindi uno spazio in ciò che crede, dalle cose più semplici e banali che possono essere magari un qualcosa di personale, di intimo o di un paesaggio, cose di questo genere, al classico astratto o cose completamente diverse e concettuali. Ecco, sono molti gli artisti che ci seguono. Sì. Come è possibile partecipare magari sia a queste attività, tipo corso di scrittura o corso di Certo. pittura o tanti altri corsi che tu hai proposto nell'arco degli anni, sia partecipare a queste mostre? Com'è possibile? Ma dunque, noi funzioniamo come qualsiasi altra associazione culturale, quindi con una quota associativa annuale. Basta, insomma, contattarci tramite i vari contatti che si trovano su internet e sui social, perché siamo presenti ovunque. Abbiamo il nostro WhatsApp, abbiamo il Telegram, oltre che Facebook, Instagram, veramente siamo ovunque, quindi è molto semplice riuscire a trovare i nostri contatti. Quindi si paga la quota associativa e di partecipazione alle varie mostre in presenza o virtuali, o a qualsiasi altro evento come un corso o concorso o qualsiasi altra cosa Anche per il organizzata. corso è necessaria la tessera o ci si può No, iscrivere ci anche? si può iscrivere anche se non si è associati. La quota associativa è più che altro per chi partecipa alle mostre collettive e alle varie, diciamo, cose più interne e collaborative in sinergia con Ossimoro. Ecco, tu guardi già ai prossimi mesi, Sì. quindi concrete ispirazioni, il corso di scrittura che partirà sabato 8, a cui è ancora Sabato 8. possibile iscriversi. Poi l'infinito infinito è questo concorso mostra e poi abbiamo Colors. Subito dopo abbiamo Colors, che è una mostra che abbiamo rimandato tantissime volte, sempre per quello che sappiamo. Nasce come collaborazione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. In particolare, una delle sinergie che abbiamo ormai da anni è con una pittrice che è Elena Giannuzzo, che non è solo pittrice, ma è anche una musicista, una pianista. E questa pittrice, in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica, ha creato per l'ultimo programma dell'orchestra una serie di quadri che vanno a rappresentare i vari programmi dei concerti, che in parte sono andati virtualmente anche loro, e in parte adesso andranno in presenza fortunatamente. Quindi ogni quadro rappresenta un concerto e rappresenta un colore a cui si sono ispirati sia l'artista pittrice che l'Orchestra Filarmonica di Torino, quindi c'è questo connubio. Sarà una mostra personale dal 17 di maggio al 21 di maggio in presenza, aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, la galleria in via Carlo Ignazio Giulio 6 è aperta il pomeriggio e su appuntamento per quello che riguarda il sabato e la domenica. Una mostra molto particolare di quadri monoformato, di grandi dimensioni, che suscitano veramente tantissime emozioni. Quindi ogni quadro avrà un abbinamento con QR code a quello che è stato il concerto virtuale per quelli che sono stati già realizzati. Ne mancano, se non sbaglio, ancora un paio alla chiusura definitiva della stagione concertistica dell'OFT. Quindi anche in questo caso comunque la sinergia che caratterizza Ossimoro continua a funzionare Continua, perché sì, si abbinano assolutamente. sinergie di arti diverse Sì, addirittura. sì. Andiamo ancora un po' avanti, è prevista una personale, la Sì, personale di ancora. Agostino Bergo. Sì, stiamo rifinendo in questi giorni gli ultimi dettagli di questa personale. È un artista che ho appena conosciuto, che mi piace veramente molto. Ha una sensibilità molto, molto forte, ma data dalla sua situazione, diciamo, personale e fisica. È un artista iperrealista.
concentrato su tematiche completamente diverse che spaziano dal mito alla religione, ma è un artista veramente molto completo nonostante sia anche molto giovane. Farà una personale dal 4 di giugno per la settimana successiva, quindi intorno fino all'11 di giugno. I vari dettagli sono ancora da definire, mentre invece è già definita e in costruzione, anche questa rimandata varie volte, quella che avremo invece verso la fine di giugno. Una collettiva anche sempre, quella? Quella invece sarà esattamente una collettiva, sempre tra gli artisti associati in Ossimoro, dal titolo Connessioni interrotte, sempre più insomma temi attuali, nonostante sempre ci sia un Ossimoro, quindi queste connessioni che tra di noi sono state interrotte. È molto carina, diciamo, la copertina, la locandina di questa mostra, che è un l'android capottato, insomma, morto per quello che riguarda appunto la connessione interrotta, anche se in realtà è stato l'unico mezzo per poter rimanere in connessione, no? Il telefono e tutto quello che gira intorno al mondo online. Questa mostra spero parta bene anche con un buon numero, come è stato, come sarà per Infinito Definito, di artisti. Ha una tematica anche qui che può spaziare in qualsiasi ambito, perché possono essere connessioni tra persone, connessioni anche solo spaziali, inteso di difficoltà di raggiungimento tra due persone che sono lontane, o di contatti, o comunque connessioni virtuali, insomma abbiamo diverse possibilità di descrivere gli ossimori all'interno di questa collettiva. Ecco, ti faccio una domanda da profana del mezzo informatico, certo. Perché io quando abbiamo avuto modo di collaborare mi affido totalmente alle tue capacità. Come si realizza un catalogo d'arte virtuale? Ovvero, io ho visto i filmati che tutti possono consultare su, sì, YouTube, in cui i quadri sono inseriti in un contesto urbano, piuttosto che su una spiaggia, piuttosto che in un bosco, quindi il contatto tra arte virtuale e natura addirittura in quel caso. Tecnicamente come viene realizzato? Per curiosità, per chi ci sta ascoltando, certo, e come me magari non si intende molto di trucchi informatici. Certo, per quello che riguarda Ossimoro, ogni situazione è creata a sé, quindi si parte dalla tematica, quindi un filone che racchiude i vari quadri, quindi da lì si pensa a quello che può essere una location adatta, un qualcosa di diverso. Se si pensa semplicemente a un catalogo, è come averlo, insomma, il catalogo va stampato, quindi comunque bisogna realizzarlo in digitale, e quindi quello c'è già, si crea semplicemente un PDF normalissimo e si crea il catalogo. Un conto è invece creare un qualcosa di virtuale all'interno di una mostra, e quindi inserendolo tramite immagini rielaborate a computer, con il classico Photoshop, insomma, che tutti conoscono ormai, e quindi con fotomontaggi e mettendo i quadri all'interno di queste ambientazioni e poi montando insieme le varie immagini, rendendo il movimento con la musica. Con la musica, con tante cose che accompagnano, con la spiegazione anche in parole di quello che è la mostra o il singolo artista, e tante cose di questo genere. Sono tutte un insieme di cose che vanno unite. Ecco, Ossimoro esiste dal 2018, intanto sì. Io approfitto per invitare tutti ad andare a scoprire sia sul canale YouTube, sia sui social, sia sul sito questa associazione, che gioca sul doppio senso proprio di parole opposte per promuovere i suoi progetti, ed è particolarmente aperta alle sinergie di competenze diverse, tant'è che anche la nostra collaborazione è nata proprio per questo, esatto, motivo, perché all'interno dell'associazione ci sono professionalità diverse che si integrano per proporre a chi si associa una gamma di proposte sempre più ampia, sempre più varia e sempre più accattivante, anche in questo momento in cui fare gli eventi in presenza magari diventa problematico. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, anche il corso in partenza l'8 maggio è in totale sicurezza, perché ci sono, sì, ancora posti disponibili, ma non accetteremo un numero di persone superiore alla capienza in sicurezza della sala, così come qui
ci tengo sempre a ricordare, a Obiettivo News, quindi a Quarta di Copertina si accede con mascherina e poi tra me e l'ospite c'è un plexiglass di separazione, quindi si entra e si registra in totale sicurezza e da Ossimoro si entra e si seguirà il corso in totale sicurezza. Quindi venite tranquillamente a iscrivervi al corso di scrittura che partirà l'8, oppure alle mostre previste per giugno, al concorso L'infinito definito. Cercate Ossimoro su internet perché lo troverete molto facilmente. Cinzia, Ossimoro nasce nel 2018, perché? Sì. Perché tu sei una donna che ha una famiglia, che ha un lavoro, quindi non aveva certo molto tempo libero da dedicare all'hobby, però hai deciso di dedicarti a questo progetto che è cresciuto in maniera, diciamo, decisamente soddisfacente e continua a farlo adattandosi a internet e alle nuove proposte del mondo culturale. Assolutamente sì. Questo progetto nasce dalla profonda passione per l'arte. Io ho sempre amato tutto quello che riguarda l'arte, ma non solo a livello di pittura, ma anche la danza, anche la poesia, il canto, la musica. E quindi da questa passione già molti anni prima avevo tentato di aprire una galleria, insomma, un po' più decentrata. Non avendo però grande successo perché è stato veramente molto complicato e difficile. Ci ho riprovato, ho voluto ritentare in questa mia passione e ho aperto Ossimoro. Ossimoro perché è una figura retorica in cui all'interno della stessa locuzione si hanno due parole che sono in completo contrasto. Quindi il contrasto delle arti, il contrasto tra la musica e la pittura, il contrasto dei sentimenti singoli degli artisti che sono molto diversi, che lavorano in modo diverso, e la passione soprattutto per quello che è il modo di esprimere l'arte, quindi quello che si vuole comunicare, le emozioni che si vogliono comunicare. Ci ho messo tantissimo impegno, è diventato praticamente la mia professione, un hobby molto costoso, io lo chiamo così, però mi dà tante tante gratificazioni, perché comunque vedo quanto amore c'è negli artisti, quanta empatia si crea tra le varie sinergie, come si riesce comunque a lavorare molto bene tra persone che riescono a capirsi non a parole, ma riescono a trarre ispirazione da tutto ciò che li circonda, ed è veramente gratificante tutto questo. Riuscire anche a realizzare delle mostre personali ad hoc per ciascun artista e vedere che l'artista apprezza quello che sono riuscita a leggere nel suo lavoro, quello che sono riuscita a vedere dalle sue parole, dalle sue opere, anche quello è sempre molto gratificante. Quindi una no profit, ma che in qualche modo, insomma, dà soddisfazione a tutti. A tutti. E con Simono nella sede di via Carlo Ignazio Giulio 6 a Torino, sì, proprio alle spalle della consolata, se non sbaglio. Sì, alle spalle della consolata. Usufruisce di spazi, tra virgolette, pubblici, se non sbaglio. In che senso? Nel senso che sono spazi concessi per attività culturali. No, è uno spazio privato, ecco. Nel senso Simoro paga in toto tutte le spese di gestione dell'attività, per quello insomma si fa fatica a mantenere uno spazio espositivo permanente, perché è come avere un'attività commerciale in effetti, perché si paga l'affitto, tutte le utenze e tutto quanto. Quindi in questo periodo per quello insomma Simoro ha tentato in ogni modo di resistere a denti stretti, creando tutto quello che si poteva anche a livello virtuale per riuscire a mantenere lo spazio espositivo, perché chiudere come chiudono tutti in questo periodo purtroppo e buttar via insomma tanti anni di lavoro non ci sembrava giusto e corretto. Ecco, parliamo delle tue mostre. Sì. Ti ricordi la prima? La prima mostra è stata Ossimori, nel senso ecco. Ed è stata ripetuta, a parte quest'anno che non siamo riusciti a realizzarla, tutti gli anni, quindi è una mostra che ci ha seguito nei 4 anni di attività. E come era stata organizzata? Cosa proponeva? Ti ricordi? Ossimoro proponeva semplicemente lavori completamente diversi per modalità e per modo di essere stati eseguiti. C'è stata una nostra prima presentazione, artisti che arrivavano un po' da tutto il Piemonte soprattutto, non ancora nazionali, mentre adesso in Ossimoro arrivano da tutte parti, da qualsiasi parte d'Italia, insomma, perché ormai ci conoscono anche abbastanza. Abbiamo molti siciliani che riescono a mandarci le loro opere in esposizione, anche dalla Sardegna molti, quindi insomma riusciamo a lavorare un po' su tutta Italia, e questo è anche un altro orgoglio. Non abbiamo soltanto la nostra, il nostro insomma
Il nostro bacino d'utenza, non siamo soltanto legati al Piemonte, insomma. Io sono stata ovviamente a qualche inaugurazione e a me piace molto l'arte contemporanea perché oltre a elaborare un pensiero, un'ispirazione, cerca di trasmettere la stessa ispirazione anche attraverso materiali diversi. E ho visto che sempre più spesso i quadri contengono elementi diversi, quindi magari il dipinto arricchito dall'utilizzo di tessuti o di altri materiali. È frequente questo fenomeno o è solo una mia sensazione? No, è abbastanza frequente, ma è molto soggettivo. Dipende un po' anche dall'artista stesso, dalla necessità di mettere del materico all'interno del materiale per esprimere il proprio pensiero. C'è chi usa materiali riciclati e quindi ama proprio questa modalità, o chi invece utilizzando magari più le mani nel creare un dipinto, comunque nel creare un'opera, ha bisogno di matericità data da cemento piuttosto che altri materiali proprio più grezzi o naturali, come anche la sabbia. A volte si usano cose completamente diverse, o vengono incollati o utilizzati fili di ferro, piuttosto che chi usa addirittura l'ago da sutura in questo periodo, o cose veramente di ogni genere si può vedere nell'arte contemporanea. Ma non è quello che fa l'arte contemporanea, l'arte contemporanea è quella che viene realizzata in questo momento, per cui si può spaziare dal classico figurativo al paesaggio all'astratto, come a un qualcosa di concettuale, quindi magari mai visto, completamente diverso. La fotografia, l'arte e internet, tre mondi confinanti ma un po' diversi, come si integrano? Ma riescono comunque a integrarsi, perché in tutto c'è comunicazione, in qualsiasi cosa, in qualsiasi gesto, e in quello hanno il filo conduttore, quindi riuscire a integrare la fotografia come sfondo di quello che è una mostra virtuale con il quadro, che in realtà è un qualcosa di concreto, no? E metterli insieme creano quella comunicazione aggiuntiva che esprime ancora di più quello che vuole dire il quadro, il dipinto. Nota la dolente. Fa da connubio, nota appunto. Dolente. Dimmi spesso tutto. Vengono da noi associazioni o persone che hanno attività culturali e lamentano un'assenza di giovani. Sono tanti i giovani artisti che cercano di esporre. C'è fermento nel mondo dell'arte da parte delle giovani generazioni? Allora, parlo di giovani generazioni, intendo fascia dai 20 ai 30, massimo 40 anni. Ecco. Allora, per quanto riguarda la mia associazione, abbiamo di ogni età, insomma, il più giovane ha 18 anni, il più anziano è over, nel senso che è veramente molto grande. Abbiamo un po' di tutto, sono logicamente chi ha più tempo è più in fermento. A livello espositivo i giovani non sono ancora così, insomma, non sanno mai probabilmente come muoversi, a meno che non abbiano fatto una scuola, un'accademia, e quindi magari sono già dentro a questo mondo. Quello che a me spiace di più non è tanto l'artista che non c'è, che in realtà sono molti quelli giovani, ma è il pubblico. Mancano i giovani nel pubblico, quello sì, quelli che vengono a visitare. È molto più difficile trovare secondo giovani, te per quale motivo? Giovani, non intendo giovani in età scolastica, quindi magari ci sono i ragazzi che vanno alle superiori, che studiano magari arte, che magari frequentano mostre, musei, eccetera, ma parlo del target 30-40, che anche 25-40, che manca un po' in galleria, quello sì. E secondo te qual è il motivo? Mancanza di tempo? Credo sia proprio una mancanza di abitudine alla cultura. Proprio allo scegliere di imparare qualcosa diverso o di andare a vedere un qualcosa anche se non se ne ha lo studio, anche solo per piacere, perché non bisogna per forza aver studiato arte per andare a vedere una mostra o per capire se un quadro ti piace o no, insomma lo vedi e esteticamente è un qualcosa che ti può dare un'emozione, non devi per forza riuscire a fare una critica al quadro, no? Quindi è quello che manca un po' di più.
Poi l'arte, tornando a Dovrebbe bomba, essere è per tutti, sensorialità, anche e quindi è soprattutto. qualcosa che ti viene trasmesso in maniera quasi subliminale, quindi apriti al quadro e anche se non hai una formazione artistica, Esattamente. riuscirai ad apprezzare, a catturare, a sentire qualcosa. Assolutamente. Quindi questa magari è proprio una Una cosa paura. che ci contraddistingue, mi hai dato un aggancio in questo, è che spesso sotto al quadro semplicemente c'è il titolo, il nome dell'autore, le dimensioni, le caratteristiche. Noi amiamo mettere anche quella che io chiamo la poetica del quadro, quindi c'è quello che ha, che spiega l'artista quando ha realizzato il quadro, quindi le sue motivazioni, il suo pensiero. Quindi uno può decidere di leggerlo e poi guardare il quadro e vedere se ritrova quello che è stato descritto, oppure non leggerlo e quindi rimanere con le proprie emozioni. Questa è una cosa in più che noi mettiamo sempre nelle nostre mostre, quindi la spiegazione dell'artista di quello che è il quadro, che può essere anche una semplice frase, un aforisma, un qualcosa, un richiamo a quello che è la tematica della mostra, ma anche l'idea dell'artista. Noi abbiamo in cantiere, dico noi perché ho fatto Sì? da trade union tra te e l'associazione Pro Retinopatici Ipoavedenti per una mostra Sì. sensoriale. Lì veramente ci giocheremo un po' la sensorialità Esatto. in grande stile perché bisognerà proporre opere tattili Sì. piuttosto che in grado di trasmettere sensazioni che dialogano con tutti i sensi. Oltre alla vista, perché comunque sarà una mostra itinerante che toccherà diverse parti del Piemonte, a cui stiamo pensando, ahimè, dall'estate scorsa, ma sia la pandemia sia la carenza di fondi in questi mesi ci ha un po' bloccati. Vogliamo proporlo anche per sentire se ci sono all'ascolto magari degli sponsor pubblici o Perché privati no? che hanno voglia di Assolutamente, accogliere questa nostra assolutamente. idea. È un progetto ambizioso che intendiamo appunto presentare in diverse parti del Piemonte. Qui in Canavese abbiamo già preso dei contatti nella zona di Castellamonte, famosa per le ceramiche, ma anche per le mostre d'arte presso la bellissima Fornace Pagliero. Quindi insomma stiamo cercando di capire dove proporlo. Anche fuori dalla provincia di Torino, per avvicinare le persone al mondo dell'arte che non è soltanto arte da guardare, ma anche arte da Esatto, toccare. questo è un progetto che abbiamo pensato insieme a te, che riguarda appunto soprattutto un ambito degli ipovedenti e non vedenti, ma non è solo per loro. Si pensava quindi ad una mostra tattile che in questo momento è un po' difficile da organizzare proprio per il Covid, ma ci stiamo insomma mettendo in moto. In cui queste opere, quindi soprattutto opere tridimensionali e in scultura, potranno essere toccate, ma nello stesso tempo anche ascoltate e annusate, quindi sensoriali a 360 gradi. Dico ascoltate perché ci saranno dei testi abbinati a ciascuna opera, che possono essere dei testi letti da attori, piuttosto che pezzi musicali, brani musicali, e alcune opere avranno anche un richiamo sensoriale, quindi vengono insomma viste oltre lo sguardo. Anche i vedenti verranno bendati per poter usufruire, insomma, di questa lettura diversa, da quella che è normale, ed è ambiziosa proprio perché vorremmo portarla in più punti del Piemonte, e riuscire ad organizzarla non è proprio semplicissimo, ma ci stiamo provando proprio perché ci vogliono dei fondi, ci vogliono gli artisti, quelli ne abbiamo tantissimi, quindi quelli non ci mancano, è più il riuscire a portarle, spostarle e gestire il tutto in questo momento e trovare i luoghi adatti a far vedere, insomma, oltre lo sguardo queste opere. Bene, speriamo di ritrovarci ancora a Quarta di Copertina per presentare Certo, questo nuovo progetto che avrà certo. sicuramente un catalogo virtuale, Virtuale anche in questo sicuramente. caso, e per proporre un'arte aperta veramente a tutti. Io torno a bomba al nostro corso che partirà sabato 8 Sabato e avrà una seconda parte l'ultimo sabato di maggio. Esatto. Ossimoro, potete contattarla sia sui social sia dal sito internet. Diamo Assolutamente. magari il sito internet in modo che i nostri ascoltatori possano reperire tutte le informazioni. Allora, il sito internet è www.ossimoro-art.it.
E attraverso il sito potete iscrivervi, chiedere informazioni, tesserarvi se siete artisti e avete voglia di proporre una mostra, proporre le vostre opere, partecipare alle tante collettive. È un'associazione aperta a tantissime proposte, a tantissime idee. Lo spazio è a vostra disposizione, la creatività della eclettica e bravissima Grazie. presentatrice e presidente Cinzia Sauli a vostra disposizione. Quindi contattate l'associazione Ossimoro. Vi invito, a proposito di sensorialità, dicevo prima, a partecipare a questo corso di scrittura che Certo. insegna a scrivere sfruttando tutti i nostri sensi. I nostri cinque sensi sono un po' il software che ci permette di comunicare con il mondo e di catturare le sensazioni per trasmetterle alla pagina scritta e quindi a chi ci legge per catturarle e far sì che resti con noi fino alla fine del nostro racconto, del nostro progetto editoriale o del nostro romanzo. Può essere l'inizio di una collaborazione interessante per conoscere un mondo, quello di Ossimoro, che tocca tutte le arti. Grazie mille. Stiamo pensando anche, dico stiamo perché sono anche in questo caso un po' coinvolta con le attività legate al cinema, Anche sì, è quindi vero. Sarà possibile, quando faremo sarà anche possibile, conferenze saranno in legate. cantiere anche delle conferenze di storia del cinema. Vi invitiamo a rimanere in ascolto di ciò che accadrà qui a Quarti di Copertina, ma anche ad andare a consultare con una certa periodicità il sito di Ossimoro, perché veramente è ricco di sorprese e novità che vi aspettano per i prossimi mesi. Il tempo a nostra disposizione volge al termine. Io vi Bene. ringrazio per avervi avuto con noi anche oggi, perché noi entriamo nelle vostre case, ma voi in fondo entrate dai nostri studi di Rivarolo Canavese a Obiettivo News, dove viene registrata Quarta di Copertina. Partecipare è semplicissimo, basta scrivere a me, Deborah Bocchiardo, @gmail.com, per venire a raccontare i vostri progetti editoriali legati magari a un catalogo d'arte, a un progetto musicale legato all'editoria. Insomma, deve esserci semplicemente questo aggancio con la comunicazione in qualche modo editoriale. Oggi abbiamo parlato di editoria legata anche al mondo di internet, quindi stiamo scoprendo nelle puntate, andando avanti, che c'è tutto un mondo culturale in fermento e che in parte prende spunto proprio da questo momento un po' triste della pandemia che ci ha costretti a trovare tanti progetti alternativi. Ringraziamo Cinzia Sauli Grazie per a te. essere stata con noi. Ti aspettiamo per presentare nuove idee e nuovi progetti, quindi Sicuramente. rimaniamo assolutamente in Grazie. contatto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime puntate di Quarta di Copertina.